Sicuramente di vedere i rappresentanti poi delle società delle associazioni pavesi che sono legate al fiume Arremo, da Giancarlo Quarta al Palio del Ticino, Guido Corsato da Tenere Colombo, Dario Popov Lega Navale di Pavia, perché abbiamo anche la Lega Navale a Pavia e navighiamo a vela, e Dario ha un laghetto bellissimo se vi capita di volerci andare, e il rappresentante della Canottiera del Ticino. Riprendiamo dopo 2 anni di stop l'ultimo evento che il Cavalcatori grande, diciamo, aperto al pubblico, aveva fatto prima del Covid, era la risalita della merda del 2020, della merda. Riprendiamo con quella del 2023. Gilberto ci aveva tenuto una conferenza allora ed è così gentile a tenerne un'altra oggi per noi, e di questo lo ringraziamo e vi lascio a lui, che ha delle cose sicuramente più interessanti di me da dire. Grazie. Allora, buonasera, grazie di essere intervenuti. C'è un problema di microfono. Sono contento di essere tornato dopo 2 anni di Covid che ci ha veramente prostrato. In più a Venezia, come sapete, abbiamo avuto la seconda acqua alta di tutta la storia di Venezia, per cui siamo andati a mollo, è andato a mollo l'archivio, il computer, eccetera. Meno male qualcosa abbiamo salvato. Le foto del mio archivio in bianco e nero di famiglia, eccetera, perché nessuno prevedeva una cosa del genere, e quindi siamo stati abbastanza massacrati, diciamo, però insomma siamo risorti. I nostri amici mi hanno portato a vedere un po' di Pavia, di sopra in cima al campanile, quindi speriamo di avere un po' di fiato per fare questa conferenza, che faccio con molto piacere, perché questo collegamento che facciamo tra la laguna, il mare, i fiumi, non è forzato, no? È effettivo, nel senso che le vie d'acqua erano quelle, cioè laghi, canali, fiumi, lagune, era veramente una rete estremamente intrecciata di percorsi con i quali si poteva andare praticamente dappertutto. Ci sono appunto documenti di qualsiasi epoca, e quindi faremo un piccolo itinerario dal Ticino, da dove siamo noi, dai fiumi, fino ad arrivare a Venezia al famoso Bucintoro. Si chiama i Bucintori perché, siccome la Repubblica è durata quasi 1000 anni, non c'è una barca che duri 1000 anni, naturalmente, quindi hanno avuto ogni 100 anni, c'era il documento con scritto il Bucintoro vecchio che sta cadendo a pezzi, e poi c'è l'altro documento che dice abbiamo ricostruito il Bucintoro più bello e più grande di prima, no? Come diceva il famoso attore. E quindi faremo questo piccolo percorso, non troppo lungo, per non stancarvi. E questa qua è la situazione dell'Italia pre-unitaria, con ducati, marchesati, repubbliche, una serie infinita di stati staterelli, che ognuno dei quali aveva la sua corte, ognuno dei quali aveva le sue, ovviamente, imbarcazioni, perché tutte le città chiaramente sono lungo i fiumi, e c'erano barche molto povere, molto, molto spartane, molto robuste, perché erano utilizzate per il trasporto, che però hanno già un nome, che si chiamano Bucintoro, questo del Panaro, un po' lontano da noi, ma se guardate la barca, nonostante sia una povera barca da lavoro, ha già la poppa e la prua sopraelevate, appunto non serve a niente, ma non rinunciavano a questo vezzo, no? Di fare una barca pesantissima, però con questa cura, vedete, questa qua è ancora peggio perché viene utilizzata per scavare la ghiaia, però anche questa ha gli occhi, ovviamente, sai, le nostre barche hanno sempre gli occhi apotropaici sulla prua, e questo punta in alto come la gondola, no? La caratteristica della gondola è quella che si vede, che è fatta così, non serve mica niente, la gondola è una... Se voi andate in cantiere a vedere la costruzione di una gondola, quando mettono il sercio, cioè il cerchio, che è la parte del fasciame principale, è bassissima, è dritta, e la gondola come nasce? La gondola nasce come un buparino, per chi è esperto. E poi questi burci dai fiumi arrivavano a Venezia, alcuni come questo veniva ingentilito, no? Questo è il burchiello che serviva a portare i passeggeri da Padova, da Treviso, da tutti quanti i cosi a Venezia, ed era decorato, dentro c'erano i musicisti, questo lo usavano i nobili. Poi avevano una barca che si chiamava Barca da Padova, che non aveva tutte queste sculture, questi gingilli, e veniva Goldoni, la città appunto come offesa, no?
perché siccome andavano tutti in questa roba, alle donne, dicevano, proprio come la barca da Padova, per dire. E quindi la vediamo qua in Canal Grande, vicino a quella che sarà la stazione, rimorchiata da una barca più piccola, perché vedremo poi che tutte queste barche pesanti dovevano essere aiutate nel loro percorso per arrivare a Venezia. E poi io dicevo che ogni corte aveva le sue imbarcazioni da parata, con le quali giustamente se arrivava un ospite importante chiaramente non andavano a prenderlo con una barchetta. E qua dice il documento, dice del 1488, dice: a causa del forte vento la duchessa di Urbino non è riuscita ad arrivare a Ferrara il sabato precedente, passando la notte nel Bucintoro. Quindi già c'era un Bucintoro anche là, che, perché poi queste corti si facevano giustamente, come diceva prima, con le torri, no? Chi c'era più alta, eccetera. E quindi se uno aveva un Bucintoro, l'altro doveva essere più bello, più ricco, eccetera. Questo è un altro documento, questa volta a stampa, che si chiama L'orologio del piacere, dove si vede il procuratore di San Marco, che era Contarini, quindi un personaggio molto importante, subito dopo dei dogi, con il suo Bucintoro a Piazzola, che viene accolto, qua ho tagliato un po' l'immagine, vedete, sono dei delfini guidati da dei tritoni e altre sirene che viaggiavano nell'acqua, perché questi proprio quando facevano una festa veramente dovevano stupire i loro ospiti. E poi naturalmente entravano in questo bacino due galee, ma vere, che simulavano un combattimento, spero, e affondavano un'altra nave che era là vicino con Gaudio e tutti quanti gli ospiti. Vedete tutti che sparano salve di cannone, e questa era una festicciola per ospitare il loro ospite straniero che veniva a vedere questo lavoro. Poi, vedete, questo addirittura è fantastico secondo me, che il Duca Francesco III d'Este, e questo qua è un Bucintoro che si vede già, vedete, ha una cabina fissa, mentre prima c'era un tiemo mobile sul quale si stendevano dei tessuti preziosi, invece questa ha già la sua architettura che poi vedremo in altre fotografie. Un albero sartiato, il sartiame, che probabilmente serviva anche per rimorchiarlo in alzaia lungo il fiume. E questo già qua siamo veramente a dei livelli importanti come abilità. Naturalmente tutti concorrevano a fare questi più grandi artisti, pittori, intagliatori, doratori, tutti facevano gara a fare la barca migliore. E poi c'erano le macchine, che erano queste costruzioni architettoniche, galleggianti, con colonne, capitelli, templi, rocce alla base, no? Per dare idea che sorgessero dall'acqua. E ancora adesso alla regata storica di Venezia, l'arrivo si fa alla macchina, che era appunto questa costruzione, ed era fatta così per creare questi ambienti effimeri che duravano dalla sera alla mattina. Quando l'ospite andava via, veniva tutto quanto smantellato. C'erano oggetti d'acqua che uscivano, fuochi artificiali, insomma ce n'era per tutti i gusti. E qua si vede proprio una scena del Canal Grande, dove tre di queste peotte sono queste imbarcazioni rosse che vedete qua, e hanno il tiemo di velluto damascato bellissimo con gli stemmi del leone. E questa era l'imbarcazione che usava il doge per fare, il doge doveva recarsi ogni anno a visitare il monastero delle monache, il provveditore, gli ambasciatori, eccetera, e si muoveva a Venezia con queste che venivano chiamate peote, e sono quelle chiuse che hanno la cabina. Una di queste fortunatamente si è salvata, non so se qualcuno ha avuto modo di vedere, alla Venaria a Torino, nella Reggia. Questo è un allestimento che abbiamo curato, non so se si può notare, prima era appoggiato sulle invasature ed era una cosa abbastanza... Qua abbiamo scelto di tagliarla attorno con degli specchi che danno l'idea come narghe, gli ho fatto mettere i remi, vedete? I remi, come se si nota qualcosa, poco. Qua forse si vede meglio, i remi messi, abbiamo messo le bricole, no? Abbiamo ormeggiati, i remi fuori, e sono remi ferrati. Sono remi ferrati che, come quelli che usate voi qua per andare sul fiume. Faccio notare, la qualità dell'intaglio. Allora, ci sono due fiumi, il Po e l'Adige, che versano acqua da degli otri sul fiume,
E a Prua c'è una statua bellissima di Narciso che si sta specchiando sulle acque, è tutto dorato in oro zecchino ovviamente, e questa imbarcazione è stata costruita a Murano, portata a Venezia, da Venezia a Chioggia, da Chioggia sul Po e poi a piedi fino a Torino, passando attraverso tutti quegli staterelli, e ci sono i documenti che dovevano farsi dare tutti i lascia passare per fare passare tutti quanti queste, nonostante fosse dei duchi di Savoia, doveva passare tutte queste dogane, e poi c'è scritto Mancia, data a Mancia, eccetera, eccetera. E quindi a me è piaciuto molto questo lavoro, molto impegnativo, devo dire, perché la barca è fragilissima, sollevare quest'albero che era abbastanza imponente, ma era proprio il legno era assolutamente secco, però insomma ce l'abbiamo fatta e abbiamo rifatto l'arco, vedete la vela, che probabilmente doveva servire quando c'era vento favorevole, e invece poi l'albero serviva per l'alzaia, per la cima di traino. Questo è il progetto, vedete, questa era come risposta prima appoggiata sull'invasatura. E c'è questo edificio centrale per gli ospiti e poi i vogatori a poppa e a prua. E qua siamo, mentre stiamo cucendo la vela, naturalmente sono andato al velaio, ho detto mi serve una vela di cotone, cucita a mano, eccetera. Questo mi ha messo sul telefono ovviamente, perché pensavo che fosse il solito scherzo. Allora mi sono preso il tessuto, ho usato nella chiesa di Frani, perché io non l'ho mai vista aperta questa vela. L'ho dovuta immaginare, tagliare, cucire, eccetera, ma dentro la mia bottega, sapete che sono 20 metri quadrati. Poi finalmente un'anima buona dei frari mi ha detto, beh, vieni qua, che la stendiamo per terra, e poi portata a Torino. Cioè, ma è stata una bella avventura. Ecco, quelle erano le peote, che spesso vengono confuse. Queste sono le bissone. Le bissone sono scoperte. Le bissone sono delle barche, anche queste a remi, tematiche. Questa per esempio è l'Asia, non so se vedete, anche i vogatori sono vestiti da cinesini col cappello. Abbiamo saltata una forse, eccola qua. Questa qua lo stesso, c'era una dedicata alla flora, una a Marte con tutte le armi, una dedicata molto spesso a Venere e ad altre cose. E tutti i più grandi artisti dell'epoca, Tiepolo, Guardi, Veronese, eccetera, facevano i bozzetti che poi venivano fatti costruire dalle maestranze. Questa qua, guardate questa serie di copricapi e di ombrelli, e questa per esempio è un bozzetto fatto da Guardi, uno schizzo molto veloce ma che dà già un'idea dell'abilità proprio. E tutte le famiglie nobili, quando si recavano in corteo lungo il Canal Grande, facevano sfoggio del loro lusso, eccetera, poi le gondole si affiancavano, sapete, le gondole avevano una cabina, il fez, per cui si avvicinavano per parlare, quello, il gondoliere bravo era quello che portava il padrone vicino a quella della cortigiana X, eccetera, eccetera, perché per chiacchierare, mettersi d'accordo. E disegnavano anche i costumi, quindi anche i costumi erano opera sartoriale fatta con dei bozzetti, eccetera. È rimasta questa e altre le bissone che usiamo durante la regata storica, che anche questa viene confusa con il Lucintoro, sempre nei giornali sbagliano sempre i nomi e la chiamano il Lucintoro. Bene, cominciamo con il Lucintoro. Allora, dicevo, almeno io ho individuato almeno sei tipi che sono succeduti nel corso degli anni. Partiamo da questo punto, possiamo, non so se è il rumore di fondo. Sentite lo stesso, sì? Sì. Allora, non so se avete avuto modo di vedere, questa è la pianta di Jacopo de Barbari di Venezia, è una xilografia grandissima, sono quasi 3 metri di lunghezza, fatta con 6 matrici in legno di pero intagliato, che descrive casa per casa tutta Venezia, pozzi, la biancheria stesa fuori, le finestre. Gli studiosi, quando devono fare un restauro, vanno a vedersi la pianta di De Barbari, dove c'è la casa originale con la calle, quindi ha fatto un lavoro. Provate a immaginare che A non c'era, si chiama volo d'uccello, ma se l'ha dovuto inventare. Ha dovuto incidere la lastra di pero al contrario, per farla dritta dopo, durante la stampa, e ha messo tutto, le barche,
qualsiasi cosa, cioè è veramente immersiva. Se avete, se andate a, a Venezia e andate al Museo Correre, la matrice è su, all'ingresso, per cui ve la vedete bene. E poi mi piace tantissimo che c'è un omino che cammina sull'acqua, che va a cappe, sapete, non so come le chiamate voi qua, ma insomma, Salvatore di Bongo, il Caparoso. Poi c'è una regata, ci sono, c'è anche un impiccato che veniva messo fra San Giuliano e Venezia, si vede per, come, come esempio, insomma. E al centro dell'arsenale, che stava allora, stava per prendere forma, sapete che l'arsenale di Venezia è stato via via ingrandito nel corso di secoli, è nato molto piccolo, infatti si chiama Arsenale Vecchio, Arsenale Nuovo, Arsenale Novissimo, novissimenta, poi si finì gli aggettivi, per cui ha dovuto fermarsi, capito, per lì. E aveva un'unica uscita, che è quella bella, monumentale. E qua si vede il Bucintoro, che ha un po' le forme ancora arcaiche di questa, questo barcone, non so se vedete. C'è già però la statua della giustizia sulla prua. Oh, parliamo di un dettaglio grande così, eh. C'è la giustizia sopra, il chiemo lungo per i senatori, per l'autorità, e poi il pezzettino di chiemo sopraelevato per il doge. E la poppa ancora scarica. Un'altra pianta, lo stesso si vede sempre al centro, perché lo tenevano nel, nell'arsenale, per una barca non può star mesi né in acqua né a terra, bisognava acquarla, cioè riempirla d'acqua, farla gonfiare, perché se no sarebbe andata a fondo, e poi veniva varata dalle maestranze. E qua adesso vedremo una serie di immagini, questo Bucintoro, guardate che bello il chiemo di velluto, dentro c'è il cielo fatto di seta azzurro con le stelle, il doge che in una di queste visite andava al convento della Carità, accolto dal patriarca che lo benediceva, e primo piano una peota. Poi nel 500, cambiato modello, questa è un'incisione che c'è al British Museum, si vede poco perché è un caos. Sono centinaia di gondole, di barche, di gente che casca in acqua, di gente alla finestra che guarda, però qua si vede già il Bucintoro nella sua versione definitiva, non so se vedete, praticamente è diventata una barca a due ponti, sotto ci sono i vogatori e sopra ci sono gli ospiti. Forse non so se si riesce a capire da questo, ecco qua, forse qua si vede meglio. Vedete, poi ormai il Bucintoro ha la sua caratteristica, che è questo fatto di avere due ponti, l'unica barca che ha questa caratteristica, con tutti gli arsenalotti sotto, come vedremo, che vogano, lo sperone a prua, i due speroni che simboleggiavano il mare e la terra, quello del mare era più lungo. Poi la giustizia, i vessilliferi, vedete che hanno i gonfaloni di San Marco, uno che porta la sedia del doge, riuscite a vederla un po'? Porta la sedia del doge, l'ombrello e il cuscino. Questi erano i simboli che portavano sempre il doge. E qui interessante, in cima, non so se vedete, sopra c'è un omino, c'è il pennone, c'è lo stemma del doge regnante e c'è un omino che era l'ammiraglio. Era quello che diceva vai di qua, vai di là, nel senso che se no quel timoniere non vedeva niente. E quindi questo dava gli ordini all'altro ammiraglio che era sui giardini, che poi lo ripeteva ai vogatori, al timoniere, perché il timoniere, non so se vedete, è quell'ultimo omino che ce l'ha, che però non vede assolutamente nulla perché ha tutto questo armamentario davanti. Ecco qua, dopo questa qua, vedete, poi c'era anche, sapete, come al solito, io non vorrei sembrare misogino, ma le donne appunto anche loro, diceva, come solo il doge, cioè anche la dogaressa, per cui c'è stato un periodo nel quale anche la dogaressa si faceva incoronare come legittima sposa del doge. Qua la Rosina Grimani ha fatto un festone incredibile, vedete, c'è il Bucintoro, poi le varie barche e cose, e in piazza San Marco hanno costruito, vedete, questo edificio con una specie di arco trionfale per accoglierla, dopodiché hanno tolto questo rituale. E questa è un'altra bellissima immagine di cosa era il matrimonio, lo sposalizio del mare, cioè proprio centinaia e centinaia di imbarcazioni di tutti i tipi, perché poi c'erano gli ambasciatori stranieri, c'era veramente tanta gente. Un'altra visita qua si vede bene il chiemo, no? Che era semicircolare, tutto sesto,
con una serie di colonne centrali, dopo vedremo che sarà cambiato. Se vi annoio me lo dite, che accorciamo. Poi arriviamo nel 600, altro modello ancora, vedete, però ormai questa è questa è la sua, diciamo, forma definitiva. Tutte le aperture dei vogatori, la sezione, questo è però interessante in alto che si vede due galee che lo stanno rimorchiando per portarlo fuori al lido, perché chiaramente non era molto manovrabile, e ci sono documenti che dice Messer Lodoge, il mare oggi o il vento non permettono l'uscita, e questi qua saltava la festa, perché come imbarcazione, capite, avere, io la chiamo proprio la simbologia della società, no? Chi comanda sta sopra e chi lavora sta sotto, no? Questo è fondamentale come cosa. E poi chi comanda, che non fa una beata, sta sopra e sono il doppio di quelli che stanno sopra, perché sopra c'erano 400 persone e sotto c'erano 168 avvocatori. Quindi era qua. Però, insomma, è andata avanti mille anni, per cui insomma non era, andava bene a tutti, insomma, ecco, come. Eccolo qua, vedete, a poppa il tiemolo del Doge è diventato più importante, sono questi telamoni che sono le cariatidi maschili che lo sostengono, guardate, tutta la flotta dei vascelli che sono in secondo piano che sparano salve di cannone proprio per salutare questa imbarcazione. Questo è lo stesso, ovviamente, notate come c'erano squari dappertutto, anche vicino a Piazza San Marco. Dicevo lo sposalizio del mare, secondo me, è un rito pre-cristiano, come tutte le cose legate alle nostre imbarcazioni, no? Come tipo si diceva prima, gli occhi, il vello che viene messo sul trabacolo a Venezia per proteggerlo, perché i marinai sono sempre stati molto superstiziosi, e a buon titolo, perché quando sei in mare sei alla mercé appunto del tempo e del fatto, per cui loro tenevano tutte queste cose. E il matrimonio, non so, qualcuno di voi è pratico di Venezia, veniva fatto davanti al Lido perché il mare cominciava là. Non c'erano le dighe costruite dagli austriaci, non c'era il Mose ovviamente, ma il mare era proprio dove ci sono i due castelli, il castello di Sant'Andrea, che è quello nuovo, che è questo qua che vedete, e quello vecchio che era San Nicoletto del Lido, dove c'era l'aeroporto. Tra questi due veniva tesa una catena grande per evitare che qualche nave nemica potesse entrare dentro, quindi era la soluzione. E qua vedete già il Bucintoro, un modello più avanti. Questo forte era molto importante perché appunto difendeva l'entrata, che sapete Venezia non ha mura, le mura di Venezia sono l'acqua. Però se qualcuno entrava dentro, da tutte quelle aperture avevano tutta una serie di pezzi di artiglieria a livello dell'acqua. E qua si vede appunto sempre la cerimonia, ma ho fatto un ingrandimento di un dettaglio, vedete il patriarca di Venezia che aveva una grande tinozza di legno dove appunto c'era quest'acqua che veniva benedetta secondo un rituale particolare, e dopo questa veniva versata in mare, e dopo si faceva il matrimonio lanciando l'anello dicendo appunto ti sposiamo mare in segno di perpetuo dominio. Ecco qua. Questo che è il nostro sindaco, che da una recente inchiesta risulta il più amato dagli italiani, lo dico per i nostri amici veneziani, che sta lanciando l'anello in mare. Come? Allora volevo dire, questi quadri ne abbiamo, potete immaginare quanti, ma questo affondamento, questo horror vacui, no? del pittore che metteva barche dappertutto, non è una fantasia, perché se guardate qualsiasi foto fino agli anni 60, il Canal Grande era una cosa del genere, cioè proprio era impossibile vogare, camminare, eccetera, perché era una cosa impressionante, perché tutti i veneziani dovevano assistere in barca, quindi quelle immagini dove ci sono tutti questi codazzi di gondole sono veritieri. E partiamo all'ultimo Bucintoro, del quale dopo abbiamo una sorpresa quando avrò finito questa cosa. 1722, Bucintoro è vecchio, sta cadendo a pezzi, eccetera. Costruito questo nuovo Bucintoro, fatto con i progetti di Corradini, più bello e più ricco di quello precedente, più grande ovviamente. Molte sculture sono state prese da quello seicentesco
messa perché non si buttava via niente una volta, per cui si era fatta anche economia, perché avete visto la qualità dei lavori era veramente importante. E c'è una bella pubblicazione, questa anche molto scientifica, che lo descrive perfettamente. Vedete, faccio un esempio per non tediarvi. Ci sono, vedete, i due speroni, quello a terra, quello della terra è quello piccolo in basso, che ha forma di roccia, e quello del mare è quello in alto con le ondine, perché c'era il motto a Venezia che diceva sempre lascia stare la terra e tieni il mar, no? Perché voglio dire, cioè, la fortuna di Venezia nasce dal mare, dall'acqua, lascia perdere la campagna, la terraferma, gli stati, eccetera, eccetera, no? E quindi anche in questo caso, e tutta la simbologia del Bucintoro è legata proprio al mare, con tutte le sue implicazioni. E vedete la statua della giustizia di Venezia in forma di giustizia con la bilancia e la spada, adesso è affiancata dalla pace, che è un'altra scultura inginocchiata che ha un ramoscello d'olivo in mano. E questo, anche questo merita una visita, secondo me, al Museo Storico Navale. C'è questo modello di 4 metri di lunghezza, di scala 1-8, dell'ultimo Bucintoro, meraviglioso. Tra l'altro, vedete, la copertura può essere chiusa o aperta, e quindi quando è aperta possiamo vedere tutto quanto dentro, gli intagli, ognuno dei quali ha un tema, sono le virtù, i mesi dell'anno, i segni zodiacali, c'è tutta una produzione incredibile. E questa qua è la vista pompiera. Vi ricordate che vi dicevo del timoniere? Il timoniere sta lì dove, in mezzo, e quindi praticamente può solo timonare a vista, a udito, diciamo, no? E questo è l'apertura da dove il doge apriva, perché dietro c'è il suo scranno, no? E lanciava l'anello in mare per sposarlo. Il bel pasciuto leone, come descritto sullo sperone di prua. Queste le due statue che vi dicevo, la giustizia e la pace. E uno dei due fiumi che versa acqua. E questa è sempre quella pubblicazione che dicevamo, nel quale si vede la galleria dove ci sono gli ospiti, e guardate il modello, è una cosa fantastica. Io da modellista, quando vedo queste cose, rimango affascinato. Queste quattro panche lunghissime erano quelle dove si sedevano 400 persone, e tutto il pavimento, non so se vedete, si vede poco, è tutto in tarsia, i legni diversi, quindi ebano con acero, eccetera, in maniera da fare questi disegni molto belli. E i dossali di queste panche sono anche questi in tarsia, dove si vedono tutti i lavoratori dell'arsenale. Non so se vedete, ci sono le asce, ci sono i ferri da calafato, ci sono le mazze, le verigole per fare i fori. Questo lungo tutto lo scafo è in terra. Abbiamo voluto fare queste belle foto con il nostro amico Zardinoni, perché veramente ha fatto un lavoro fotografico molto interessante, andando dentro proprio al modello. E guardate per esempio questo particolare, a sinistra si vede la statua del tempo presente che ha la clessidra in mano, una statua di grandezza più alta del naturale, e questa serie di cariatidi che tengono sul tiepo del doge, e il pavimento qua si nota molto bene, e quel bocaporto è per andare dai vogatori che sono sotto, naturalmente, che non vedono niente ovviamente perché sono nascosti. Il leone di San Marco onnipresente, ovviamente, con il libro aperto, e gli ospiti, ho provato un po' a contarli, ma sono 3 ammiragli, 5 proti, 5 sottoproti, 8 stendardi, 6 trombettieri, e va avanti 3 pagine questo elenco di persone che c'era. Il cuscino origliero, cioè il cuscino dove il doge si appoggiava la testa, i provveditori del comune, il sopragastaldo, la sanità, le ragioni vecchie, insomma a Venezia la burocrazia non ci faceva mancare niente, praticamente ogni nobile aveva un ufficio, un compito. Questi qua sfilavano in piazza San Marco, uscendo dalla porta della carta, per poi imbarcarsi nel Bucintoro. Seguiva naturalmente, questi sono gli ospiti. Chi invece lavora sono gli arsenalotti,
che qua lo vedete raffigurato perché facevano, avevano anche i compiti di vigili del fuoco, diciamo, no? Sì. Che erano molto pratici, con scale, con corde, eccetera. E questo vedete è l'ascia e la mastella per spegnere gli incendi. Insomma, alla fine c'erano 21 banchi da una parte, 21 banchi dall'altra. Si vede anche sempre nel modello la scaletta che dall'alto viene verso il basso. La cosa molto interessante, si vedono i banchi di voga, che erano gli stessi delle galee, non so se avete presente. Sono dei sedili veramente scarni, durissimi, eccetera, con la pedana in mezzo dove si appoggiava il piede, e dall'altra parte si vedono i gironi di remi che sono esposti. Ecco, il remo, anche i remi erano molto, molto decorati, molto belli. Se guardate l'estrema sinistra, erano lunghi 11 metri e quindi tre volte un remo da gondola, quindi bello, bello sostanzioso. Se vedete, guardate a sinistra, ci sono le maniglie dove i vogatori, 4 per remo, mettevano le mani per vogare. Si nota, no? Sì. Questa voga si chiama voga scaloccio, cioè praticamente più vogatori, fino a 5 ne hanno fatte, vogano con lo stesso remo, sincronizzandosi automaticamente perché si è attaccato allo stesso remo. Precedentemente, vedete, questa è una vista dall'alto, no? Vogatori che appoggiano il piede sulla pedana e si danno la spinta all'indietro. Prima invece c'è un tipo di una tecnica di voga diversa, questa qua che si chiama sensile, singola, per cui ogni vogatore doveva avere il suo remo, e chi ha esperienza di voga sa che se non c'è coordinamento ti spacchi le nocche delle dita, perché ognuno teneva il suo remo e quindi doveva evitare di sbattere le pale e anche di non farsi male, e se uno lo perdeva faceva una strage perché prendeva due banchi. Questo stile di voga detto sensile è stato soppiantato da quello precedente, il successivo a scalocce. Qua sull'incisione del British Museum vedete dalle aperture, dagli archi escono due remi ciascuno, cosa che invece dopo è stato soppiantato da un singolo remo. Questi sono particolari che, e anche le gondole sono molto diverse dalle attuali. Questo ci è servito quando abbiamo ricostruito la gondola seicentesca, che adesso naviga a Venezia dalla tua amica Rogliani, a cui è stata donata, ed è fatta proprio sulla base di queste documentazioni, no? Vado avanti velocemente, tutto quanto deve finire in un pranzo, giusto Baciocchi? Quindi sopra veniva fatto il pranzo per i nobili, con portate raffinatissime, con cose, però gli arsenalotti non venivano trattati così male. Lo facevano intanto per orgoglio, perché vogare sulla barca del Doge era un privilegio non indifferente, non è che chiamassero i galeotti delle galee, no? O gli sforzati, come venivano chiamati. Quindi i nobili si facevano la loro bella cosa, però anche gli arsenalotti avevano un menù, vedete, avevano 10 portate di antipasto, 8 di pasto e 14 dopo pasto, non so stasera. Non siamo questi, no. E vedi, no, ci sono solo due, ma molto abbondanti. Qui ci sono fegato, polpettoni, vitello lesso, pollastre lesse, colombi arrosti, vitello arrosto, un capretto intero. Io sapevo come facessero a mangiare, secondo me portavano molta roba a casa, ovviamente. E poi naturalmente formaggi, frutta, dolci, vino, come se piovesse, e l'arsenalotto poteva portarsi a casa le posate, il piatto poteva portarselo a casa, quindi era anche proprio un onore, diciamo, partecipare a questo. Vedete, un piatto con due formagelle, 10 scatole di confetti, sono 10 scatole di confetti. Allora, insomma, Bucintoro, siamo alla fine, non voglio tediare, dopo vediamo una cosa sorpresa che ci faranno i nostri amici qua. Questa era la casa dell'arsenale. Sapete, l'arsenale è una serie di edifici tese, tutte affiancate fra di loro, ognuno dei quali ha un compito. C'è quello che fa i bozzelli, quello che fa le cime, quello che fa le palle di cannone, quello che fa le fonderie, eccetera, eccetera. Questa è la più bella, diciamo, era la casa del Bucintoro, dove appunto il Bucintoro stava lì, aspettare l'esposizione del mare, l'arrivo dell'imperatore, degli ospiti importanti, eccetera. E questa è sempre al Museo Storico Navale, è un grande acquerello che va visto in pomeriggio, perché descrive tutto questo
arsenale con scritto qui si fanno i chiodi, qui si fanno i cuni, qua si taglia il legno, qua il legno si stagiona, eccetera. E al centro vedete c'è il Bucintoro con due feluche e un caicchio dorato che veniva portato. Questo qua è all'interno del... Questi due acquerelli sono stati fatti dall'abate Manfioletti perché? Per chiedere aiuto all'imperatore che è arrivato dopo, quello austriaco, perché i francesi avevano fatto, sapete, quando sono arrivati a Venezia, si sono accaniti e la prima cosa che hanno fatto, delle persone incaricate, sono andati in giro per Venezia, ma palmo a palmo, a scalpellare tutti i leoni di San Marco che c'erano. Infatti se voi venite a Venezia, vedete la silhouette di un leone scalpellato, perché doveva essere tolto qualsiasi simbolo della Sedicesima Repubblica e tutti quanti gli stemmi, tutte le famiglie nobili fuori di casa avevano il loro stemma policromo bellissimo e anche là sono andati eccetera. Quindi quale simbolo più grande di Venezia poteva essere da distruggere? Bucintoro. Per cui loro si sono accaniti, vedete, nell'immagine successiva, vedete la stessa di prima, non so se si nota, dove il Bucintoro, da dove hanno tolto tutte le sculture, tutti gli intagli, tutte le dorature, hanno rovesciato la pece, hanno rubato tutto. Ci sono le cronache che dicono che hanno segato la chiglia delle navi che c'erano dentro l'arsenale per renderle inutilizzabili e alcune che erano a terra hanno tolto i pontelli da una parte, il vascello si è abbattuto di fianco, sfasciandosi ovviamente. E diceva che i rumori si sentivano in tutto il castello, in tutta l'area. E la gente piaceva ovviamente perché veramente voleva dire accanirsi proprio contro quelli che erano i simboli di Venezia. Hanno preso tutti questi intagli e li hanno portati all'isola di San Giorgio dove hanno bruciato per 3 giorni. E qua mi viene perché la Vulgata dice per togliere l'oro, per recuperare l'oro che c'era, ma a parte che l'oro sono millesimi di millimetro, voglio dire perché portarli a San Giorgio di fronte a San Marco? Potevi bruciarli là dove eri, invece loro probabilmente hanno voluto fare proprio come uno schiaffo morale, ti porto a San Marco e ti faccio vedere che brucio tutto quanto. Hanno cercato qualcuno di salvare qualche reliquia, si dice in giro c'è qualcosa che ricorda il Bucintoro, perché giustamente per noi è stata una perdita veramente importante e quello che è rimasto, lo scafo nudo, che si chiama Arsile, li hanno messo di cannoni e hanno messo a guardia del porto di Chioggia, dopodiché è stato demolito e insomma è sparito completamente. È rimasto pochissimo, quasi nulla, c'è questa bellissima statua di giustizia che è sempre il museo navale, policroma, molto bella, seduta su due leoni contrapposti, qualche pezzo che è in collezione privata, ma non so se sentite la finezza di questi intagli che non sono per niente pesanti. E poi, come barca simbolo, sono state tentate parecchie ricostruzioni. Questa è di un film del 1914 dove ne hanno ricostruito uno in scala 1:1, funzionante tra l'altro, per esempio. E quindi siamo alla fine. Poi per certi film, non so se vedete adesso, fanno queste specie di stupidaggini, mezze, tutte fatte con righello. E la cosa che mi preoccupa di più è che adesso c'è da 30 anni si parla della ricostruzione di un Bucintoro, di cui l'unico progetto che abbiamo potuto vedere è questo qua, che è un po' poco effettivamente per dire se si tratterà di una ricostruzione filologica o perché è facilissimo scivolare, no? Tra una cosa perfetta, rifatta con tutti i crismi e i canoni, a una cosa turistica, eccetera. Ma siccome non abbiamo potuto vedere il progetto, non possiamo dire niente, hanno costruito una sezione che è stata esposta a San Marco e basta, però reiteratamente da 30 anni siamo pronti, abbiamo milioni, abbiamo miliardi, eccetera, partiamo e vediamo cosa succede. E questa è la fine, grazie. Buonasera a tutti, io sono il presidente della Batteria di Colombo, Guido Corsano. Devo ringraziare Claudio Gattori dell'invito in occasione di questa presentazione di Bucintoro e qualcosa la Batteria di Colombo in questa storia c'è solo Zampino, anche contro i veneziani. No.
Sì, adesso devo arrivare a questo perché dobbiamo provare del campanilismo. La serata è andata bene fino ad ora. Allora, cosa è successo? Voi sapete che la Battaglia di Colombo sì. È nata nel 1885 e con il proprio avvocatore comincia ad allenarsi sul fiume Ticino. La voga alla Pavese è simile a quella veneta. Dopo un anno di allenamento, di partenza, cosa ha fatto? Ha fatto una piccola sottoscrizione per poter andare a Venezia a fare una gara con i veneziani, una gara internazionale. Ha fatto una raccolta fondi e pensate, nel 1887, quindi siamo 136 anni da oggi, due studenti del Borromeo, che adesso ve lo devo dire perché meritano, i due vogatori della Battaglieri sono andati a Venezia e questi vogatori Enrico Arrigoni, poi Francesco Fontana della Battaglieri e gli studenti invece Gian Giacomo De Vecchi e Angelo Marano, tutti giovanissimi. La barca era una veneta con un nome strano o provocatorio per i veneziani. Salve, arrivano a Venezia e dicono: ci siamo anche noi. Ha fatto questa era la seconda gara, come si dice, la gara internazionale sul canale grande. Una veneta a quattro posti. C'è la gara e guarda caso arrivano primo. E questo è uno smacco per Venezia. Abbiamo vinto solo quella, guardarsi, però è una questa. Quindi, l'euforia di questi giovani che era per un anno che si allenavano e andare a sfidare i padroni del remo, quindi i bravi veneziani, è stato un risultato eccellente. Chi c'era presente? C'era Umberto, la regina Margherita, e come premio, il primo premio qual era? La sorpresa, chi diceva prima, peggio. Sorpresa qual era? Bucintoro. Bucintoro, ecco, oggi è però importante come Battaglieri ripresentarla al pubblico, chi vuole può venire in sede. Vediamo cosa c'è sotto qua, cosa ci sarà, qualche reliquia, qualche testa, qualcosa? Bah, vediamo. Allora, ecco, questo è il Bucintoro che ha vinto i nostri antenati, ha 136 anni, non è in oro, ma è in mini filigrana d'argento. Quindi è un valore storico che non è di valore in sé come materiale. Questa vittoria a suo tempo sapete che non c'erano le mass media che riuscivano a comunicare con i cittadini. Però comunque tornando in Pavia, che era il 2 di agosto del 1877, in stazione centrale chi c'era? Sapevate che Pavia a suo tempo era una cittadina di 30.000 abitanti, però c'erano tutti ad aspettare questi quattro giovani, autorità, banda musicale e fuochi artificiali, poi hanno fatto la sera, grande festa in Borgo, hanno festeggiato. E questo è un riconoscimento per gli allora lavoratori, perché non sempre viene valorizzata l'attività che Pavia, deve essere un po' polemico ma costruttivo, non dà la giusta importanza alla voga e quindi sia per i cultori, per lo fiere, motonauti, eccetera, il fiume non è che lo sentono molto vicino, quindi è un peccato questo. Quindi pensate che su 30.000 persone una buona parte hanno tutti ad aspettare questi, lascia molto pensare. Quindi altre novità non possiamo dire, l'abbiamo perso la sede e era l'occasione giusta questa di presentarla, quindi ringrazio ancora i lavoratori e anche Pietro di questa ricostruzione che penso sia quella ultima, quello che ti dicevi nel vederla, è molto particolare, è in esposizione qui, ma chi volesse passare alla società siamo lieti di presentarla. Grazie. Grazie.
bisogna ricordare più. Sì. Vuoi che te la dia a te questa parola? Vuoi che togli tanto? Aggiungo che aggiungo che un modello, di solito io sono sempre ipercritico, non ho amici, che è fatto molto bene, non avevo mai visto questo filo di argento così arrotolato. Faccio notare un particolare che prima non ho fatto vedere, ma tutte le barche veneziane avevano strascico, no? Come un abito da sposa, e questo lo riproduce molto bene sull'immagine, non l'abbiamo visto. Praticamente un tessuto prezioso, ma parliamo di roba veramente preziosa, veniva steso e lasciato cadere in acqua, e questo qua se lo portava dietro la barca, proprio come manifestazione massimo lusso. E questo qua, lo avevi notato, era proprio questa coda che veniva messa a poppa e poi rimorchiata sull'acqua. Questo è veramente molto bello. Qua si vede l'ombrellino che vi dicevo, la statua della giustizia con la spada, lo sperone del mare, lo sperone della terra. Ma no, è fatto veramente bene. Questo è il pennone che è rimasto, il pezzettino, dove stava l'ammiraglio, perché se avete pratica, insomma, ce l'avete di imbarcazione, è difficile timonare da qua, che è praticamente impossibile. Molto bello. C'è la scritta che non... Sì, dopo la vediamo. Sì. E comunque credo che sia successo qualcosa in Canal Grande, perché chiaramente avremmo vinto. Vorrei mettere zizzania, che è una pazzia, cosa che mi riesce sempre benissimo. Bene. Forse se c'è qualcuno che ha qualche intervento, domande, qualcosa da chiedere. Intanto io ringrazio tutti e spero che siate divertiti. Bene, grazie.